Bene, buon pomeriggio a tutti. Io ringrazio il professor Emilio Quaglia, ordinario a Padova, per aver aderito con la sua scuola di specializzazione a questo progetto e-learning. Siamo a un buon punto per tutte le lezioni che avevamo programmate, e solo un piccolo imprevisto per la lezione della prossima settimana, perché sarà posticipata a settembre, mentre confermo la lezione che ancora faremo il 6 luglio. Il professor Massimo Venturini, direttore della scuola di specializzazione di Varese, farà la sua lettura, lo introdurrò alla fine. Cosa dire di Emilio? Emilio è un grande amico e un grande esperto. Basta che andate su PubMed vi rendete conto della qualità scientifica del professor Quaglia. Oggi ci ha voluto, dare la possibilità di ascoltarlo su una malattia che ha fatto la storia, cioè la malattia di Crohn. E in particolare, essendo un esperto, ci parlerà della risonanza magnetica. Io ringrazio ancora il professor Quaglia, gli do la parola e poi a risentirci a fine della sua lettura. Alessandro, ti ringrazio moltissimo del gentilissimo invito e graditissimo invito. È un vero piacere essere con voi oggi pomeriggio. Sono qui assieme alla specializzanda dottoressa Irene Mercante, che alla termine della mia presentazione presenterà un caso emblematico di quello che sto per dirvi. Allora, il tema di oggi è la malattia di Crohn, direi con particolare riguardo alla risonanza magnetica. Soprattutto la risonanza magnetica, anche se, come vedremo nel corso della presentazione, la diagnosi e la gestione clinica della malattia di Crohn usufruisce di molte tecniche di imaging integrate, tra cui la TAC e anche l'ecografia. Sostanzialmente, come possiamo definire la malattia di Crohn? La malattia di Crohn e anche la rettocolite ulcerosa, che ha però un minore interesse in ambito radiologico rispetto alla malattia di Crohn, è una malattia infiammatoria cronica intestinale. Oggi la più accreditata genesi è una genesi di natura autoimmunitaria, che però è ancora considerata di fatto una malattia idiopatica, ma oggi la tendenza è considerarla appunto una malattia autoimmunitaria con differenti gradi di gravità, manifestazioni multiple e un decorso assolutamente imprevedibile. Ci sono casi ad evoluzione molto rapida, altri casi che sostanzialmente rimangono rapidi, costanti nel tempo. Anche la rettocolite ulcerosa è una malattia idiopatica. La differenza tra queste due patologie però è essenziale. La malattia di Crohn è una malattia transmurale. La rettocolite ulcerosa è una malattia che interessa prevalentemente la mucosa. Questo probabilmente è la ragione per la quale l'imaging si interessa prevalentemente alla malattia di Crohn, mentre si interessa di meno della rettocolite ulcerosa, essendo una malattia a gestione prevalentemente clinica. Allora, questo schema, molto essenziale, vi descrive le caratteristiche differenziali fondamentali di queste due entità patologiche, la malattia di Crohn e la rettocolite ulcerosa. Come vedete, le ulcere aftoidi sono veramente le afte, sono tipiche della malattia di Crohn, non si riscontrano nella rettocolite ulcerosa. Il coinvolgimento ileale è assolutamente tipico della malattia di Crohn, anche se nella rettocolite ulcerosa ci può essere un interessamento ileale, ma non primitivo, reattivo da patologia colica con estensione ileale. La cosiddetta backwash ileitis, che non è un interessamento diretto dell'ileo, ma semplicemente una reazione all'infiammazione del colon. Invece nella Crohn c'è tipicamente un interessamento ileale, proprio l'interessamento dell'ultima ansia ileale, anzi uno degli elementi fondamentali della patologia. Nel Crohn è abbastanza frequente l'interessamento colico, e diciamo il colon ascendente è abbastanza tipico. Meno tipico del Crohn è l'interessamento del colon discendente, mentre estremamente caratteristico l'interessamento del colon discendente da parte della rettocolite ulcerosa. L'interessamento rettale ci può essere nel Crohn, ma è assolutamente imperativo ci sia nella rettocolite ulcerosa. Noi non possiamo fare diagnosi di rettocolite ulcerosa se non c'è un coinvolgimento rettale.
Esistono molte classificazioni della malattia di Crohn. Una delle più note è la classificazione di Montreal, che rivede la classificazione precedente di Vienna e divide diversi tipi di malattia in base all'età di insorgenza, alla localizzazione e al comportamento. In particolare distingue malattia non stenosante, non penetrante, dalla malattia stenosante e infine un terzo tipo dalla malattia penetrante. A questi acronimi viene poi aggiunto una piccola lettera P in fondo se l'interessamento è perianale, come spesso avviene peraltro dal paziente pediatrico. L'altra classificazione della malattia è quella di Maglint, che si basa invece su reperti all'imaging e divide una malattia di tipo infiammatorio attivo, una malattia perforante e fistolizzante, una malattia stenotizzante e una malattia riparativa e rigenerativa. Questi sono i sottotipi che nella classificazione di Maglint vengono citati. Parlando di imaging, abbiamo quindi visto che sostanzialmente la localizzazione in distinti settori dell'apparato gastrointestinale distingue la malattia di Crohn dalla retocolite ulcerosa. E esistono diverse classificazioni cliniche della malattia di Crohn. Parlando e focalizzandosi a questo punto sulla malattia di Crohn, dobbiamo tenere in considerazione le tecniche di imaging che sono basilari nella valutazione di questa patologia. E anche qui bisogna essere molto attenti, nel senso che la malattia di Crohn non è solo radiologia, la malattia di Crohn è anche endoscopia e naturalmente si giova di tutte le tecniche di imaging della nostra specializzazione, tra cui la risonanza magnetica, la TAC e l'ecografia con mezzo di contrasto, sulle quali farò un breve cenno anche perché ho a questo argomento dedicato gran parte della mia attività accademica precedente. Anche qui uno schema per rendere evidente e più chiara l'utilizzo delle diverse tecniche di imaging nella malattia di Crohn. Allora, l'endoscopia, oppure anche la capsula somministrata per via orale con valutazione della mucosa, certamente è la tecnica, possiamo dire di imaging, perché anche l'endoscopia è una tecnica di imaging, a mio modo di vedere, è la tecnica assolutamente fondamentale per valutare la mucosa. E come sappiamo, il coinvolgimento della mucosa e il grado di attività di malattia nella malattia di Crohn si basa proprio sulla valutazione della mucosa. Quindi la valutazione endoscopica è veramente essenziale, è la tecnica di riferimento, se vogliamo, per valutare l'attività di malattia. Qual è il problema dell'endoscopia? Il problema dell'endoscopia è che non ha rivali nel colon, naturalmente. Quando però cominciamo a esaminare l'ultima ansia ileale, dobbiamo tenere presente che nel 20% dei pazienti con malattia di Crohn, l'ultima ansia ileale non è studiabile dall'endoscopia, non è proprio incannulabile, perché è marcatamente dermatosa. In questi casi, quindi, l'imaging rappresenta una valida alternativa. Non solo, non si può andare tanto più su endoscopicamente dell'ultima ansia ileale, per cui la valutazione dell'ileo con l'endoscopia retrograda è senz'altro limitata. Per valutare il digiuno ileo bisogna giovarsi dell'endoscopia attraverso la capsula, che ovviamente è una tecnica abbastanza costosa, non scelga dei rischi e comunque invasiva. Quali sono le tecniche di imaging invece? Il problema naturalmente dell'endoscopia è che naturalmente il grosso problema dell'endoscopia è che non consente una valutazione transmurale della malattia. Questo è l'elemento essenziale da ricordare. L'endoscopia consente di valutare molto bene la mucosa, ma non consente di valutare la parete. L'esame cosiddetto follow-through altro non è se non il classico transito con mezzo di contrasto opaco, che può essere il bario, che è una buona alternativa all'endoscopia, pur non raggiungendo la sua accuratezza diagnostica, nella valutazione della mucosa. Ma è un'ottima tecnica, vedete, per studiare l'estensione della patologia. Tuttavia, anche il follow-through, il transito con bario, tecnica che è ancora molto usata negli Stati Uniti, non consente di valutare la parete. Con cosa possiamo valutare la parete? Proprio con le tecniche di imaging. In particolare, la TAC e la risonanza magnetica consentono una insuperabile attualmente valutazione della patologia transmurale nella malattia di Crohn. E anzi, la risonanza magnetica rappresenta probabilmente oggi la tecnica più accurata nella valutazione dell'attività di malattia, proprio perché consente la valutazione transmurale della parete. Questo è veramente un concetto cardine relativamente all'argomento che stiamo trattando. Naturalmente, sia la TAC che la risonanza magnetica consentono un'ottima valutazione dell'estensione generale della patologia. Quindi sono molto panoramiche nella valutazione di tutti i distretti intestinali che sono coinvolti. Il problema qual è?
la distensione delle anse. Dobbiamo ottenere una grande distensione delle anse per valutare accuratamente la localizzazione della malattia di Crohn. La semplice enterografia in TAC o in risonanza, che è rappresentata dalla somministrazione di mezzo di contrasto per via orale con dilatazione delle anse, mezzo di contrasto che di solito corrisponde al PEG, al polietilene glicole diluito, non è spesso sufficiente a dilatare accuratamente le anse coliche e il digiuno, e quindi spesso non è sufficiente per ottenere una valida valutazione del paziente con malattia di Crohn. E esiste un'alternativa un po' invasiva che si chiama enteroclisi, che consiste nella introduzione di un sondino naso digiunale con somministrazione di mezzo di contrasto direttamente dal sondino, che consente una ottima distensione delle anse digiunali ileali, e anche qui spesso non riusciamo a raggiungere un'ottima distensione del colon, per cui a volte è necessario combinare all'enteroclisi anche un contrasto somministrato per via retrograda per opacizzare per distendere il colon. Quello che si fa normalmente è quello di eseguire una sempre enterografia, quindi con somministrazione per via orale del mezzo di contrasto per distendere le anse digiuno ileali. Su questi aspetti tecnici, se volete, poi torniamo, perché sono veramente essenziali nella patologia. Non dobbiamo dimenticare però il ruolo dell'ecografia con mezzo di contrasto, che è in assoluto la tecnica migliore per valutare la perfusione di parete. Non c'è nessun'altra tecnica che consente di valutare la perfusione di parete nei pazienti con malattia di Crohn, e anche di valutare molto bene l'estensione transmurale della patologia. Bene, quattro punti essenziali: la diagnosi, la valutazione dell'attività di malattia, la differenziazione tra infiammazione e fibrosi di parete e le complicazioni. La diagnosi. Allora, la diagnosi si giova anche qui di una tecnica, di diverse tecniche. Allora, l'ecografia non è una tecnica da non considerare nella diagnosi di Crohn. Per esempio, nei pazienti che arrivano con un dolore acuto, aspecifico, a volte può ricordare un'appendicite acuta, sicuramente in questi casi l'ecografia può rappresentare come primo step diagnostico un'ottima alternativa nella diagnosi di malattia di Crohn. E il criterio diagnostico che noi utilizziamo in ecografia è rappresentato dallo spessore di parete. Quando lo spessore di parete è superiore a 3 mm, uno spessore di parete superiore a 3 mm, allora riusciamo ad avere una buona accuratezza diagnostica della diagnosi di malattia di Crohn. Ecco qui un esempio, questa è un'ansa normale che ha uno strato sottomucoso, vedete, iperecogeno, e una muscolare ipoecogena. Questa è un'ansa invece patologica in un paziente con malattia di Crohn, dove esiste un ispessimento diffuso dell'ansa, un'ipericogenicità della sottomucosa molto disomogenea e interrotta in vari punti, e una muscolare anch'essa molto ispessita. Notate la differenza tra un'ansa appunto di paziente con malattia di Crohn e un'ansa normale. L'ecografia veramente come primo approccio rappresenta una valida alternativa quando siamo di fronte a una prima diagnosi, alla diagnosi di un paziente che si presenta per la prima volta alla nostra attenzione con un quadro importante o subocclusivo di addome acuto vero e proprio. L'attacco e la risonanza. L'attacco e la risonanza nella prima diagnosi sicuramente sono le tecniche principali. Dopo l'ecografia, che rappresenta la tecnica di primo approccio, se volete, ma che non necessariamente deve essere per forza eseguita, l'attacco e la risonanza sono sicuramente le tecniche di riferimento. E quando possono essere utilizzate? Quando c'è un sospetto di malattia di Crohn, in generale, quando c'è una positività già nota all'endoscopia per malattia di Crohn, e noi vogliamo identificare la lunghezza della patologia, la lunghezza del tratto intestinale interessato. Quando abbiamo invece un'endoscopia negativa, quando c'è un forte sospetto clinico di malattia di Crohn e vogliamo valutare le anse a monte rispetto all'ultima ansia ileale che magari è negativa dal punto di vista endoscopico e vogliamo valutare le anse a monte. Allora in questi casi l'imaging rappresenta una valida alternativa. Quando l'endoscopia e l'istologia non sono diagnostiche, è un'altra situazione. Quante volte il paziente con sospetta malattia di Crohn fa l'endoscopia con magari incanalamento retrogrado dell'ultima ansia ileale, fa le biopsie mucose e il risultato è ileitea specifica oppure colitea specifica, perché non riusciamo magari a cogliere il granuloma che è diagnostico di malattia di Crohn.
In questi casi, naturalmente, una valutazione mediante TAC o risonanza a completamento dell'endoscopia rappresenta senz'altro un'ottima alternativa. Oppure, come vi dicevo, nei casi dove l'endoscopia non è praticabile, l'imaging rappresenta senz'altro un'ottima alternativa, per esempio nei casi, come vi dicevo, dove non è possibile incannulare l'ultima ansa. I vantaggi della TAC rispetto alla risonanza, negli Stati Uniti continua a essere utilizzata prevalentemente la TC nella diagnosi di malattia di Crohn, sicuramente l'alta risoluzione spaziale, l'elevata accuratezza diagnostica e soprattutto, io credo, l'importantissimo il terzo punto, cioè la TAC ci consente di escludere altre cause che possono simulare una malattia di Crohn, la paralisi acuta, la diverticolite, tutte situazioni che possono simulare una malattia di Crohn in fase acuta e che probabilmente con la risonanza sono più difficili da escludere. Pur essendo la risonanza una tecnica che invece consente un'elevatissima risoluzione spaziale e un'elevatissima risoluzione di contrasto. Questo è un esempio di TC con paziente con malattia di Crohn e vediamo tutte le stigmate tipiche della malattia di Crohn. L'ispessimento dell'ultima ansa che è asimmetrico. Notate, vedete? È un ispessimento asimmetrico dell'ultima ansa con interessamento del lato mesenteriale rispetto al lato antimesenteriale e c'è l'iperafflusso a livello dei vasi perimurali, il cosiddetto com sign, il segno del pettine, che diciamo tradisce l'esistenza di una infiammazione trasparietale in questo paziente. Come vedete l'attacco è perfettamente in grado di fare diagnosi. Qui si è scelto di utilizzare un mezzo di contrasto opaco. Non necessariamente si deve utilizzare un mezzo di contrasto opaco, si può utilizzare un mezzo di contrasto radiotrasparente in TAC. L'elemento fondamentale, anzi è meglio utilizzare un mezzo di contrasto radiotrasparente in TAC, la cosa fondamentale è l'ottenimento di una ottima distensione delle anse intestinali, che spesso non è cosa semplice da raggiungere. Come dobbiamo preparare i nostri pazienti quando vengono a fare un esame di risonanza magnetica e noi vogliamo fare una diagnosi di malattia di Crohn? O anche un esame TAC, la preparazione non differisce. Allora, normalmente, quello che noi normalmente seguiamo è una dieta priva di fibre nei 3 giorni precedenti l'esame. Quindi le fibre e la frutta devono essere eliminate anche perché contengono un elevato contenuto in manganese, che è paramagnetico, come il gadolinio, ed ha iperintensità. Quindi ci ritroviamo un contenuto intestinale iperintenso, quindi va assolutamente limitato, eliminato la frutta e le scorie, le fibre. Bisogna essere a digiuno dai solidi per almeno 8 ore prima dell'esame. Il paziente deve assumere 2 confezioni di PEG nei 2 giorni precedenti l'esame e il giorno dell'esame deve bere da 1500 a 2000 ml, da 1,5 litro a 2 litri di soluzione di PEG 30 minuti prima dell'esame. Quindi nel workup della sezione è essenziale far arrivare questi pazienti con ampio anticipo rispetto alla prenotazione, in modo tale che abbiano tempo di bere. Devo dire che non sempre il paziente riesce a bere tutta questa quantità di liquidi. Questo è un problema importante, eppure sarebbe importantissimo lo facesse. Perché è veramente essenziale raggiungere un'elevata distensione delle anse durante l'esame. La variante che io uso fare, che mi piace mostrarvi oggi, è quella di distendere anche il colon. Cioè normalmente noi ci limitiamo a dare il mezzo di contrasto per os, ma non distendiamo il colon. Invece bisogna assolutamente distendere anche il colon. Somministrando 250 ml di mezzo di contrasto iodato, gastrografin normalmente, per via retrograda, le 2 colonne idriche del gastrografin e del PEG si incontrano a livello della valvola ileocecale e determinano un'ottimale distensione delle anse sia digiuni ileali che delle anse coniche. Non deve mai mancare il Buscopan. Quando si deve dare il Buscopan? Lo si deve dare immediatamente prima di introdurre il paziente nel magnete per via endovenosa. Normalmente 20 mg sono sufficienti, ma devono essere dati, perché altrimenti le anse si muovono e non riuscite assolutamente ad essere diagnostici. Le sequenze da utilizzare, sicuramente non possiamo fare a meno sul piano coronale, che è il piano essenziale per studiare il paziente con malattia di Crohn. Sul piano assiale è importante, ma è veramente essenziale studiare il paziente sul piano coronale. Sono le sequenze turbo-spineco, T2 pesate,
le sequenze a soppressione del grasso, sempre sul piano coronale, tra cui le STIR, le SPIR, le SPIRE, non c'è una grande differenza. Il vantaggio delle SPIR e delle SPIRE è che consentono di ottenere un'ottimale risoluzione di contrasto con un buon compromesso temporale. Le STIR invece sono sequenze che danno senz'altro una maggiore sicurezza nella soppressione del grasso, però tendono a durare molto di più rispetto alle altre due sequenze. Poi non può mancare nel protocollo una sequenza gradiente eco T1 pesata, che è fondamentale per valutare lo spessore di parete, poi la diffusione, le sequenze di diffusione e poi infine le sequenze dinamiche con mezzo di contrasto. Quali sono i segni diretti di malattia di Crohn alla risonanza magnetica? Le irregolarità della mucosa, le ulcere, che se l'ANSA è opportunamente distesa si possono identificare, l'ispessimento di parete, superiore ai 3 ai 5 mm, che vedete è tipicamente asimmetrico, cioè interessa prevalentemente il lato mesenteriale dell'intestino, la presenza di stenosi e dilatazioni è veramente diagnostico di malattia di Crohn. L'alternanza quindi di stenosi e dilatazioni è veramente molto molto importante identificare questo pattern per capire e identificare la malattia di Crohn. La presenza di assessi parietali e infine l'enhancement transmurale, come vedremo nei vari pattern. Ecco qui un esempio di irregolarità mucose, vedete, questa è una gradient T1, notate che c'è il cosiddetto black boundary artifact, cioè un chemical shift a livello del margine tra parete intestinale e grasso, che si identifica con una banda nera, che tende un po' a sovrastimare lo spessore di parete. Ovviamente per togliere questo artefatto è molto semplice, basta inserire la saturazione del grasso, però normalmente anche la presenza del black boundary artifact non crea grossi problemi nella valutazione dello spessore, però vedete come nella sequenza turbo T2 e nella sequenza SPIRE pesata in T2 riuscite a cogliere molto bene l'irregolarità mucosa a livello dell'ultima ansa ileale, anche con l'evidenza di qualche minima ulcera di parete che correla molto bene con il quadro poi identificato al transito, il follow through, vedete che c'è una stenosi evidente a livello dell'ultima ansa ileale con il classico e caratteristico diagnostico pattern dell'acciottolato, cioè ci sono ulcere e diciamo mucosa reattiva allo stesso tempo presenti che creano il caratteristico aspetto d'acciottolato con la tipica stenosi dell'ultima ansa ileale. Qui vedete un'altra caratteristica fondamentale della malattia di Crohn, l'alternanza di stenosi e dilatazioni. Stenosi e dilatazioni, che è veramente molto caratteristico della patologia. L'altra caratteristica molto importante della malattia di Crohn è l'enhancement. L'enhancement vuol dire impregnazione dopo somministrazione di mezzo di contrasto a base di gadolinio. E qui vedete che nelle sequenze T2 c'è un tenue ispessimento dell'ansa, ma dopo la somministrazione di mezzo di contrasto a base di gadolinio, vedete che c'è in un'ansa ispessita un chiaro enhancement a livello mucoso che identifica in fase arteriosa la presenza di una malattia attiva dal punto di vista infiammatorio. L'altro enhancement veramente molto caratteristico della malattia di Crohn è l'enhancement trilaminare. Vedete una malattia di Crohn a localizzazione a livello di due anse. Anche questi aspetti, vedete, questi aspetti pseudosaculari a livello antimesenteriale sono caratteristici della malattia di Crohn, quindi ispessimento dal lato mesenteriale, in questo caso ispessimento anche dal lato antimesenteriale, ma aspetti saculari a livello antimesenteriale sono veramente tipici della malattia di Crohn, che in questo caso interessa due singoli segmenti intestinali ileali, e dopo mezzo di contrasto, vedete, c'è un classico enhancement trilaminare. Perché trilaminare? Enhancement della mucosa, edema della sottomucosa, enhancement a livello della muscolare. Quindi enhancement trilaminare, che è veramente caratteristico della malattia di Crohn. L'enhancement può essere poi transmurale, come tutti noi possiamo immaginare. Malattia di Crohn a livello dell'ultima ansa ileale, ispessimento di parete, sequenza STIR, iperintensità di parete e dopo mezzo di contrasto vedete un enhancement diffuso a livello della parete. Bisogna fare attenzione perché spesso nell'intestino, anzi non spesso, quasi sempre nell'intestino, la vera fase arteriosa
è quasi una fase portale, non è così precoce come nel fegato, la fase arteriosa dell'intestino. Quindi non è male partire a 30, 35, 40 secondi per cogliere molto bene l'enesimo, vi parete, nell'intestino. Mentre nel fegato sarebbe un po' tardivo, nell'intestino è un'ottima fase per cogliere l'enhancement di parete. Qui vedete un enhancement assolutamente transmurale a livello dell'ultima massa ideale. Ecco, qui vedete ancora questi aspetti pseudosaculari, vedete a livello antimesenteriale, sono veramente tipici della malattia di Crohn. E qui vedete un altro esempio, una stenosi a livello dell'ultima massa ideale, mezzo di contrasto, enhancement transmurale, veramente tipico della malattia di Crohn, che come ricordiamo, abbiamo ricordato all'inizio, è una malattia appunto transmurale. Tipicamente transmurale. Bene, la malattia di Crohn non sempre coinvolge solo l'ileo, spesso e volentieri coinvolge il colon e addirittura il sigma, come in questo caso, che inizialmente era stato considerato una rettocolite ulcerosa, che però non aveva un interessamento rettale, quindi per definizione non poteva essere una rettocolite ulcerosa. Vedete che c'è un diffuso ispessimento di parete, un enhancement diffuso di parete, che documenta una malattia in fase acuta. Oltre ai segni diretti, in risonanza magnetica, ci sono anche dei segni indiretti, che sono assolutamente fondamentali per fare diagnosi. Il primo è senz'altro il ComSign, che abbiamo già incontrato, l'ipertrofia del grasso mesenterico, fistole, ascessi e flemmoni rappresentano altri segni indiretti, e le linfoadenopatie. Segni indiretti, ecco qui un esempio di ComSign. Stenosi, a livello dell'ultima ansa ileale, vedete questa è una gradient T1 che ci dice che l'ansa è ispessita, questa è la nostra spire pesata in T2 che ci dice che non solo l'ansa è ispessita ma è anche temamente iperintensa e quindi è un'ansa edematosa. Dopo mezzo di contrasto abbiamo un enhancement trilaminare che abbiamo appena visto essere determinato da enhancement della mucosa, edema della sottomucosa ed enhancement della muscolare ed evidentemente la presenza di un ComSign, il segno del pettine, vedete? Questi vasi che perpendicolarmente raggiungono la superficie intestinale e che documentano un iperafflusso da infiammazione a livello della parete intestinale. Un altro segno molto importante, devo dire soprattutto dal punto di vista ecografico, ma anche dal punto di vista di risonanza magnetica, è senz'altro l'ipertrofia del grasso, come in questo caso, vedete, c'è l'ultima, questo in realtà è il cieco di questo paziente, vedete, è marcatamente ispessito all'ecografia e c'è evidentemente un'ipertrofia del grasso vicino, che è un tentativo che il grasso fa di circoscrivere la patologia infiammatoria e che vedete essere presente anche in risonanza magnetica. Però è veramente caratteristico in ecografia vedere l'ipertrofia del grasso nei pazienti con malattia di Crohn. Concetto fondamentale, la lunghezza dell'interessamento della patologia va dato nel referto, è fondamentale sia in TAC che in risonanza dare l'estensione della patologia, perché l'estensione della patologia è fondamentale per capire l'attività di malattia. Soprattutto nel follow-up è importante confrontare l'estensione di malattia nei controlli precedenti rispetto al controllo attuale, perché la riduzione dell'estensione di malattia implica una riduzione dell'attività di malattia, questo anche nel pediatrico, quindi è molto importante valutare l'estensione della patologia, come in questo caso vedete c'è chiaramente un interessamento di ben due ansi ileali e quindi certamente la patologia è attiva, senz'altro è una patologia attiva, non può non essere attiva, quando c'è un'estensione così estesa di interessamento ileale in questo paziente che qui abbiamo studiato, lo vedete anche sul piano assiale. Ci sono altre situazioni oltre a queste evidenti in cui la risonanza può essere utilizzata. Certamente sono, come vi dicevo all'inizio, le situazioni in cui l'endoscopia è negativa. Quando cioè noi andiamo a studiare tutto il colon, incanuliamo l'ultima ansa ileale è negativa e abbiamo però un forte sospetto di Crohn, per esempio c'è un aumento della calprotettina, il paziente ha segni clinici di malattia di Crohn, oppure quando noi non riusciamo a incannulare l'ultima ansa ileale perché è molto edematosa, è importante usare l'imaging. Perché qui vedete in un paziente in cui non era possibile, o anzi in questo caso in realtà era stata incannulata l'ultima ansa ileale, vedete che c'è un ampio interessamento delle ansie ileali a monte, che mai si sarebbe visto utilizzando la classica colonoscopia retrograda. Qui vedete che c'è proprio l'enhancement trilaminare con malattia attiva a livello di questi tratti ileali a monte dell'ultima ansa. Quindi senza l'imaging noi non avremmo potuto fare diagnosi.
Oltre alla diagnosi, come vi dicevo, il secondo punto è la valutazione dell'attività infiammatoria. Questo è veramente fondamentale, è un tema essenziale nella malattia di Crohn. Che armi abbiamo? Abbiamo tante armi, ovviamente, oltre all'endoscopia, che è probabilmente il referente standard, ma è una tecnica invasiva, abbiamo l'ecografia all'ecocontrasto, l'attacco e la risonanza, intese come enterografia e enterografia, non enteroclisi, perché l'enteroclisi è una tecnica intaginosa che può risalvare qualche difficoltà. Quali sono i segni di malattia attiva? La parete spessa è sempre un segno di patologia attiva. Un po' come uno pneumatico, d'accordo? Quando è gonfio vuol dire che la patologia è molto attiva e quando la patologia è attiva e c'è un ispessimento di parete c'è una stenosi del lume. Quando c'è un'iperintensità di parete, delle sequenze T2 pesate, anche quello è senz'altro un quadro di interessamento infiammatorio dell'intestino. Non viene più considerato segno di malattia infiammatoria la presenza di linfoadenopatie. Le linfoadenopatie non sono considerate un segno di malattia attiva. La presenza di ulcere è sempre un segno di malattia attiva, gli ascessi sono sempre un segno di malattia attiva, come anche le fistole e i flegmoni. Una tecnica che non dobbiamo dimenticare se vogliamo valutare l'attività di malattia è l'ecocontrasto, perché come abbiamo detto è la tecnica migliore per valutare la parete. Qui vedete un paziente con malattia di Crohn a livello dell'ecografia, e qui vedete dopo mezzo di contrasto ecografico, microbolle di gas, vedete che c'è un esteso interessamento di questa ansa ileale, vedete che c'è una stenosi con enhancement diffuso di parete e una stenosi a monte che determina e tradisce la presenza di una malattia di Crohn in fase attiva. La risonanza magnetica è senz'altro un'ottima tecnica per studiare l'attività di malattia. Qui vedete c'è una sequenza SPIR pesata in T2, quindi con soppressione del grasso, e vediamo che c'è un'estesa stenosi a livello dell'ultimo tratto ileale, con stenosi e iperintensità di parete. Vedete qui come vedete molto bene l'ispessimento di parete e l'iperintensità di parete che è correlata alla presenza di edema. Dopo mezzo di contrasto abbiamo un enhancement trilaminare, ovviamente. Abbiamo l'enhancement della mucosa, l'edema della sottomucosa e l'enhancement della muscolare. Quindi l'enhancement trilaminare che è tipicamente un segno di attività di malattia. Non solo, qui abbiamo anche il Comsign, come abbiamo visto, un segno indiretto di malattia, che anche questo è un segno di attività di malattia. L'enhancement transmurale è anch'esso un segno importante di attività di malattia, vedete l'ispessimento di parete, in questo caso chiaramente la presenza di un enhancement transmurale a livello dell'ultima ansa con evidenza di Comsign. Anche qui segno diretto e segno indiretto, entrambi segni di attività di malattia. L'enhancement mucoso anch'esso è un segno di attività di malattia, come in questo caso stenosi alle sequenze gradiente eco pesate in T1 a livello dell'ultima ansa ileale. Iperintensità di parete alle sequenze STIR che identificano la presenza di un edema a livello della parete, mezzo di contrasto vadolinio paramagnetico, enhancement della mucosa che identifica un'attività di malattia. Dicevo, le linfoadenopatie, noi dobbiamo segnalarle sui nostri referti, come in questo caso vedete il paziente ha chiaramente una stenosi a livello dell'ultima ansa ileale e anche tanti linfonodi qua, d'accordo? Tanti linfonodi. Ma questi linfonodi non hanno nessuna correlazione col grado di attività di malattia. I linfonodi sono lì e basta, non hanno nessuna correlazione col grado dell'attività infiammatoria. Bisogna fare il mezzo di contrasto nei pazienti con Crohn? Non sempre, anzi direi, diciamo che è abbastanza eccezionale. Noi lo tendiamo a fare in tutti. In realtà, se abbiamo una risonanza magnetica stato dell'arte, le sequenze di diffusione sono più che sufficienti per fare diagnosi di malattia attiva, senza utilizzare il mezzo di contrasto, come dimostra questo studio molto famoso, giapponese, che dimostra come la restrizione in diffusione, come vedete in questo caso, con ADC molto basso, qui vedete la mappa dell'ADC. Qui la diffusione con B uguale a 900 non dà assolutamente meno informazione del mezzo di contrasto. Quindi in un paziente tipico e non vogliamo vedere l'attività di malattia, non siamo obbligati a fare il mezzo di contrasto. La sequenza di diffusione è sufficiente per fare diagnosi di attività di malattia, malattie infiammatorie. Quando è che è necessario il contrasto? Quando sospettiamo una malattia non stenotizzante, ma penetrante.
quando cioè sospettiamo o dei sinus crack, cioè delle fistole a fondo cieco, oppure sospettiamo delle fistole enteroenteriche, enterocutanee, allora in quel caso è obbligatorio fare il mezzo di contrasto. Se invece sospettiamo che siamo di fronte a una patologia tipicamente stenosante, non necessariamente dobbiamo fare il mezzo di contrasto. La diffusione poi è fondamentale anche per valutare l'efficacia della terapia biologica. Quindi vedete un paziente che ha fatto l'infliximab, malattia attiva, prima dell'infliximab, vedete che c'è restrizione alle sequenze di diffusione, chiaramente c'è segnale nel B900. Dopo infliximab il paziente risponde molto bene, la lansa, vedete, riduce il suo spessore di parete e non c'è più restrizione. Questo identifica un quadro di risposta, cioè la diffusione in sé e per sé dà le stesse informazioni del mezzo di contrasto. Quindi non necessariamente quando cerchiamo l'attività di malattia dobbiamo fare il mezzo di contrasto. A questo proposito è opportuno ricordare che quando noi valutiamo l'attività di malattia esistono due indici fondamentali. Il primo è il MARIA, proposto da Jordi Rimola, che riguarda appunto le MARI Index of Activity, che include la valutazione dello spessore di parete, dell'enhancement, la presenza di edema e di ulcere, e attraverso una formula matematica che include la presenza di questi tre caratteri, esprime un valore numerico dell'attività di malattia. Se il valore è superiore a 7, si parla di malattia severa. Cos'è di fatto il MARIA? È un tentativo di sostituire l'endoscopia, perché è l'OCDAIS, l'indice endoscopico che identifica l'attività di malattia. Il MARIA rappresenta una tecnica parallela rispetto all'OCDAIS. Ma veramente molto utile è il Clermont, secondo me, che è un altro tipo di indice che, come vedete, non include l'enhancement, non include il mezzo di contrasto, ma semplicemente lo spessore di parete e l'ADC, oltre che la presenza dell'edema delle ulcere, perché è proprio l'ADC che in qualche modo ci consente di valutare il grado di infiammazione, quindi di attività di malattia, e qui un Clermont superiore a 8 e 4, un indice superiore a 8 e 4, indica uno stato di attività di malattia. Terzo punto, non meno importante, anzi direi che questo è proprio il cuore del tema, il tema di tutta la letteratura attuale sulla malattia di Crohn, è la differenziazione tra infiammazione e fibrosi. Cosa che spesso non si può fare, perché nel Crohn, come tutti voi sapete, coesistono spesso l'infiammazione e la fibrosi, nello stesso punto. Può prevalere l'infiammazione, oppure può prevalere la fibrosi, ma sono quasi sempre coesistenti. E quindi noi dobbiamo cercare di cogliere quale prevale sull'altra. Anche perché la terapia cambia, come tutti voi sapete, se la terapia è... Se prevale l'infiammazione si tende a trattare dal punto di vista medico, se prevale invece la fibrosi con stenosi si tende a trattare dal punto di vista chirurgico. Quali sono i segni di fibrosi murale? La stenosi di parete con l'ipointensità di parete alle sequenze di due pesate, la presenza di angolazioni del decorso delle anse, la presenza di enhancement tardivo dopo mezzo di contrasto e la metaplasia diffusa della parete, che però è un attimino più complessa. Allora qui vedete che c'è una stenosi estesa a livello dell'ultima asse ineale e qui vedete la enterotac, stenosi estesa, vedete c'è assolutamente un'ottima correlazione, qui vedete la tac consente di valutare la parete, però vedete che è una parete angolata, dà proprio la sensazione che ci sia la fibrosi, perché vedete che dà la tendenza, la sensazione della rigidità, della plasticità, non è un'ansa molle, è un'ansa chiaramente angolata che tradisce la presenza di fibrosi, ma vedete che c'è anche un bel consign, quindi c'è sicuramente una componente infiammatoria contemporanea alla fibrosi. Questo è un altro caso, un caso di un ragazzo di 17 anni, vedete che c'è una stenosi marcata, e l'ansa è nera, è ipointensa in T2. Questo tradice la presenza probabilmente di una fibrosi. E ne abbiamo conferma dopo mezzo di contrasto. Enhancement tenue in fase portale, e vedete che pian piano, andando verso la fase tardiva, si possono fare scansioni anche a 6, 7, 8, 10 minuti della somministrazione, proprio per vedere l'impregnazione della parete dopo mezzo di contrasto, qui vedete dopo 7 minuti c'è, se confrontate la fase arteriosa con la fase tardiva, un chiaro incremento dell'enhancement di parete che appunto documenta la presenza di una fibrosi di parete.
Quindi questo è certamente un paziente con una fibrosi prevalente, perché è nera in T2 e ha un enhancement tardivo dopo mezzo di contrasto. Questi sono due segni assolutamente inequivocabili di fibrosi. Ci sarà anche una minima componente infiammatoria, ma certamente la fibrosi prevale. Altro esempio, stenosi, dilatazioni, turbo T2, fase arteriosa, e guardate come in fase tardiva c'è un chiaro incremento dell'intensità di segnale a livello della parete, che denota appunto la presenza di una fibrosi di parete, che poi si accompagna chiaramente alla dilatazione del tratto interposto. Un altro esempio, anche questo, stenosi focale con dilatazione a monte, che vi dicevo coesistenza che è molto caratteristica del Crohn, stenosi più dilatazione, a volte dilatazione a valle, fase arteriosa, vedete come in fase portale c'è un incremento dell'intensità di segnale che documenta la presenza di fibrosi. La fibrosi però, attenzione, non vuol dire che non c'è restrizione in DVI, anche in DVI la fibrosi può restringere esattamente come l'infiammazione. Allora cos'è che è veramente importante? La fase dinamica. Questo segno che documenta l'enhancement tardivo a livello dell'ultima ansa ileale documenta la presenza di fibrosi. Ci sono altre cose interessanti. Le magnetization transfer sono delle sequenze molto interessanti che però non tutti hanno. E sfruttano il fenomeno del trasferimento della magnetizzazione, sostanzialmente il trasferimento della frequenza che si discosta dalla frequenza di Larmor nelle molecole di acqua che si legano al collagene. Quindi tanto più collagene c'è, tante più molecole di acqua si legano, trasferiscono il loro fenomeno dell'off resonance, cioè di avere una frequenza di risonanza differente dalla frequenza classica di Larmor delle altre molecole di acqua non legate. Queste molecole trasferiscono il fenomeno dell'off resonance all'acqua libera. Tanto più è evidente questo fenomeno, tanto più collagene c'è. Infatti, quanto maggiore è il rapporto di trasferimento della magnetizzazione, tanto maggiore è la componente fibrosa. Infine, le complicazioni. Le complicazioni possono essere l'ostruzione, l'insanguinamento, le fistole, le perforazioni, il cancro. I pazienti con Crohn sviluppano un carcinoma ileale con una frequenza 10-15 volte superiore ai pazienti normali. Malassorbimento, tromboembolismo. Le fistole, gli ascessi e i flemmoni sono senz'altro le complicazioni più importanti. Nelle fistole c'è un segno veramente caratteristico, il segno della stella. Vedete qui una fistola enteroenterica e il segno della stella. Cioè vedete queste anse che convergono verso un centro dove c'è proprio una fistola enteroenterica. Questa è la sequenza gradiente eco pesata in T2, questo in T1, questa è la sequenza turbo spin eco pesata in T2 e questa è la TRIVE, dopo mezzo di contrasto, che documenta proprio la fistola enteroenterica. Qui vedete invece una fistola enterocutanea. Ricordiamoci che le fistole, la malattia penetrante, obbliga all'utilizzo del mezzo di contrasto. Vedete che c'è una stenosi che dall'ansa ileale raggiunge la superficie cutanea. Vi lascio con questo messaggio, prima di dare la parola ad Irene, che vi presenterà un caso, che riassumerà un attimo i concetti che abbiamo visto. Quali sono le diagnosi differenziali principali? L'appendicite acuta, la ileite da Yersinia, l'adenite mesenteriale, la tubercolosi ileocecale, fondamentale, e le neoplasie. Questo è un paziente che ho visto anche ora quando vivevo la mia attività accademica a Trieste. È una paziente colf filippina che si presenta per dolore in fossa iliaca destra, sospetto malattia di Crohn, e vedete che c'è quest'ultima ansa ileale, certamente ispessita, ma vedete che ha delle caratteristiche particolari, non è l'ispessimento che abbiamo visto finora, è un ispessimento molto irregolare, con dei margini sfumati, e vedete che c'è anche un interessamento ceccale, e vedete anche le linfoadenopatie, no? Questa è la gradient T1, vedete un aspetto quasi a chiazza dell'ispessimento con stenosi, e dopo mezzo di contrasto vedete l'enhancement diffuso ma non così marcato come nel Crohn, in fase arteriosa, in fase portale, e anche endoscopicamente c'era un quadro molto simile al Crohn. Ha fatto la biopsia, si trattava di una tubercolosi ileocecale. Questo bisogna assolutamente prenderlo in considerazione, perché è drammatico prendere una tubercolosi per un Crohn, perché la terapia è completamente diversa. Quindi bisogna pensarsi alla tubercolosi e soprattutto in presenza di linfoadenopatie
che sono molto marcate nella patologia di Crohn, della patologia tubercolare, e l'interessamento, vedete, del cieco, ed in particolare della valvola ileocecale, che tende a essere marcatamente ipertrofica nella tubercolosi. Questo è un segno veramente molto importante di interessamento nella malattia tubercolare. Quindi, in conclusione, tacche e risonanza sono fondamentali nella diagnosi di Crohn, non dimentichiamo però il ruolo dell'ecografia e il ruolo essenziale dell'endoscopia. Mezzo di contrasto, non sempre, nella malattia penetrante, in casi selezionati, quando dovete fare una valutazione di attività di malattia. La fibrosi si associa spesso all'infiammazione e non sempre è facile differenziare le due entità, e quello che viene richiesto all'imaging è di valutare cosa prevale tra fibrosi e infiammazione. Benissimo. Allora, sono stato anche abbastanza nei tempi. Lascerei allora spazio adesso ad Irene, che presenta il suo caso, e poi noi siamo ben lieti di rispondere a eventuali domande. Ecco. E io te ne farò tante di domande, quindi preparati. Mi fa molto piacere. Mandiamo Irene allora. Hai fatto una lezione bellissima, andiamo avanti. Grazie Alessandro, vi presento la specializzanda Irene Mercante, che vi presenta un caso di malattia di Crohn. Buongiorno a tutti. Ringrazio il professor Quaia per la presentazione e per la bellissima lezione. Allora, vi presento oggi il caso di un ragazzo di 15 anni che abbiamo visto poco tempo fa, arrivato da noi principalmente su indicazione specialistica. Il ragazzo lamentava, aveva un rallentamento della crescita, un ritardo dello sviluppo puberale e un albo caratterizzato da un'alternanza di periodi normali con periodi che avevano, evacuazioni molto frequenti di tipo liquido. Il ragazzo non ha mai lamentato sangue, né muco, né particolari, dolori addominali, e per questo è stato condotto una visita specialistica. Esegue gli esami del sangue che risultano nella norma se non per un'elevazione dei valori della PCR, della VES, un profilo proteico compatibile con uno stato infiammatorio e, interessante, una calprotectina fecale elevata. È stato eseguito anche un sangue occulto fecale risultato positivo. Alla luce di questi esami, il medico fa delle ulteriori indagini. Prima di tutto un'ecografia nel quale si vede un ispessimento dell'ultima ansa ileale e una estensione di almeno 9 cm. Il resto dei reperti addominali risultavano silenti. A questi si accompagnava anche a livello ecografico un ispessimento del tessuto mesenteriale in corrispondenza di queste anse. Per quanto riguarda i reperti invece endoscopici, la gastroscopia ha evidenziato una gastropatia antrale erosiva e la colonoscopia ha individuato un'ileite terminale con biopsia in sede e attesa di referto anatomopatologico. In seguito il ragazzo viene indirizzato anche all'esecuzione di un'interorisonanza per valutare appunto l'estensione di questa malattia. Qui abbiamo le sequenze truffi, abbiamo sia una coronale che un'assiale, dove si vede benissimo un ispessimento parietale dell'ansa ileale che era stata vista anche in ecografia piuttosto estesa. Infatti vediamo qui un'estensione abbastanza importante. Nelle sequenze in diffusione si evidenzia anche una resezione del segnale piuttosto importante, qui nel tratto corrispondente a questo qua e qui quest'altro tratto. Nelle sequenze post-contrastografiche il quadro che si evidenzia è questo qui. Vedete che c'è un spiccato enhancement della mucosa intestinale nei tratti spessiti. Inoltre, altra cosa interessante che si vede durante l'esecuzione di questa risonanza è questo iperafflusso dei vasi, già nominato dal professor Quaia come COM sign, che si vede benissimo sia in coronale che nelle sezioni assiali. Il radiologo che vede l'esame referta appunto questo ispessimento trasmurale misurato di 8 mm, quindi molto superiore ai limiti, esteso per un tratto di 25 cm. Restrizione, COM sign, enhancement. Liquido libero in piccolo bacino. Tutti i reperti che vanno a indicare una malattia di tipo infiammatorio. Poco dopo esce il referto della biopsia che pone diagnosi di malattia di Crohn. Il ragazzo viene quindi inserito in un programma di controlli organizzati dal gastroenterologo e inizia una terapia. Durante i mesi successivi all'inizio della terapia, il ragazzo lamenta miglioramento di sintomi, se non una remissione clinica completa. Tuttavia, nei vari controlli mensili che fa di tipo biomorale,
gli esami a livello fecale e qualche ecografia continuano a persistere gli indici di flogosi aumentati, una calprotettina piuttosto elevata e un ispessimento delle pareti un po' aumentato. Il medico che lo segue decide quindi di ristadiare il paziente. Viene eseguito un esame endoscopico che vede un miglioramento del quadro gastrico, quindi un quadro nei limiti, mentre un peggioramento dell'ileite terminale. Come si vede dalle due immagini, ci sono delle ulcere con della fibrina, una mucosa piuttosto spessita, molto fragile e sanguinante al passaggio dello strumento. Il paziente esegue anche l'enterorisonanza, che come vediamo mostra una persistenza dell'ispessimento di parete nella porzione ileale, che appare più ispessita rispetto a quello che è stato misurato nel precedente esame. Una restrizione alla diffusione piuttosto evidente e una presa di contrasto piuttosto spiccata. Inoltre, a differenza di quello che era stato segnalato prima, ossia una presa di contrasto trasmurale, qua si vede bene una presa di contrasto trilaminare. Qui ho messo a confronto alcune immagini di questo esame eseguito per ultimo con le immagini dell'esame precedente, dove vediamo un ispessimento di parete aumentato, come si può vedere anche qui, e un contrastenasi spiccato. Cosa molto particolare e interessante di nuovo riscontro è la presenza di una dilatazione a monte del segmento ispessito, come si vede in questa immagine qua. Il radiologo che vede l'esame referta quindi tutti questi reperti e mette diciamo, attenzione su questa dilatazione a monte con enhancement trilaminare, un edema della sottomucosa e il combined. Interessante a questo punto è notare come il quadro clinico negativo sia in forte contrapposizione col quadro di imaging e il quadro endoscopico. I medici che seguono il paziente decidono quindi, sulla base degli esami clinici e strumentali, di cambiare la terapia e riprogrammare un controllo. Il caso si conclude con un controllo che sarà programmato a luglio e quindi siamo in attesa. Io vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola al professor Guaia. Bene. Io vi ringrazio perché ci avete fatto passare, malgrado il caldo, una splendida pomeriggio e ci avete rinfrescato un po' con le idee su questo argomento che è particolarmente intrigante. Allora, io volevo farti, Emilio, delle domande. Io non ti vedo in video, non so se gli altri ti vedono, io non ti vedo. Ah, aspetta. Ecco, perfetto, perfetto. Allora, la prima domanda è questa. Mentre parlavi, hai fatto un accenno agli Stati Uniti. E hai detto che il transito è ancora molto utilizzato negli Stati Uniti, ma c'è un motivo? Perché non fanno la risonanza? Per motivi economici? Per cosa? Beh, la risonanza la fanno, è solo che tendono a fare ancora tanto la TAC negli Stati Uniti. Questo l'ho scoperto parlando con diversi colleghi, loro è una tradizione, forse perché ci sono problemi di rimborso, sappiamo com'è il Sì, sistema americano, certo. ci siano problemi di natura assicurativa dietro. Però effettivamente in Europa noi tendiamo a fare quasi esclusivamente la risonanza, invece negli Stati Uniti la TAC è ancora molto, molto usata. Questo è un messaggio molto importante per i ragazzi, perché è chiaro che l'interRM ormai la fa da padrona e bisogna conoscere bene tutte quante, anche i pitfall che questa metodica può dare. La seconda domanda è relativa all'ecografia. Quando hai detto dell'ecografia, hai parlato di contrasto, ci hai documentato, ma farlo sempre o solo ed esclusivamente su il contrasto, chiaramente, su quesito specifico, su problematica specifica? In ecografia, Alessandro? Sì, in ecografia. Beh, allora, guarda, diciamo la verità, quando il paziente ha una malattia attiva, la vedi anche l'ecografia di base, cioè vedi Appunto. un'ansa ispessita, interrotta, diciamo, è chiaramente una malattia. Dove diventa importante il contrasto? E a questo argomento ti ringrazio della domanda perché ho dedicato veramente tanto tempo durante la mia precedente vita accademica. Si può fare un controllo intrapaziente pre e dopo terapia. Cioè il contrasto dell'enhancement di parete diventa veramente importante nella valutazione del grado di risposta alla terapia, cioè l'enhancement, quando la terapia funziona, tende a declinare nel tempo. Ci sono dei software dedicati che ci consentono di valutare il grado di enhancement di parete dopo mezzo di contrasto ecografico. E se un paziente risponde alla terapia,
spesso ancor prima della risposta clinica noi abbiamo un decremento dell'enhancement di parete. E questo si riesce a fare molto bene in ecografia, mentre invece quando la terapia, il paziente è un non responder alla terapia, purtroppo l'enhancement di parete tende a non decadere o addirittura aumenta. Ecco perché è importante, se si intende fare un follow up del paziente, usare sempre il mezzo di contrasto. Se invece non si vuole fare un follow up, ma semplicemente si vuole fare una diagnosi, il contrasto spesso è inutile, perché la diagnosi è evidente già all'ecografia di base. Un'altra domanda invece, relativamente alle immagini che hai mostrato, bellissime, ma quelle è un 1,5 Tesla o un 3 Tesla, quelle immagini che hai mostrato? Sono tutte a un Tesla e mezzo, ecco, sì. Un e mezzo. Sì, no, sì. No, perché davvero, complimenti, sono molto belle, sono molto... E il B-value è sempre 900 fisso? Il B-value? Sì, guarda, noi facciamo così, facciamo uno 0 normalmente per avere una valutazione di base, facciamo 8 o 900, ecco, si può fare anche 1000. Naturalmente qual è il problema? Più aumenti il valore di B, più aumenta il rumore, naturalmente. Ecco. E quindi questo bisogna essere attenti, perché se c'è troppo rumore, poi le immagini sono brutte e fai fatica a valutarle. Quindi 800 è un buon compromesso. Mi ha colpito quel caso invece di che hai mostrato quando hai parlato alla fine delle diagnosi differenziali della tubercolosi. Ma là è davvero difficile, se non ci sono dei... diciamo dei presupposti laboratoristici, ipotizzare dalle immagini una tubercolosi al posto di un crono, viceversa, o sbaglio? Beh, non è facile, purtroppo. Le conseguenze possono essere drammatiche, perché se tu fai una terapia immunosoppressiva a un paziente con una tubercolosi è drammatico. In quel caso, a me aveva guidato, io non avevo fatto diagnosi di Crohn, dico la verità, avevo detto un quadro specifico, perché non mi sembrava un Crohn, cioè non c'era il classico aspetto a pareti nette, e soprattutto mi aveva preoccupato l'interessamento della valvola ileocecale. Ecco, in questo senso, la presenza di un interessamento della valvola ileocecale e la presenza di linfoadenopatie, anche molto evidenti, secondo me deve farci accendere il sospetto di malattia di Crohn, di tubercolosi, scusami, perché nella tubercolosi è veramente caratteristico l'interessamento della valvola ileocecale con relativo risparmio del corne e interessamento dell'ilio, e queste linfoadenopatie loco-regionali molto evidenti, che possono essere veramente diagnostiche a volte, perché sono proprio caratteristiche. Certo, fare una diagnosi a volte è quasi impossibile, allora a quel punto bisogna provare a fare una biopsia se permane il sospetto clinico, e bisogna avere la fortuna di trovare il granuloma tubercolare caseoso, e quello è l'unico modo per fare diagnosi alla fine, poi istologicamente. Ultima domanda, e ti prometto che è l'ultima, te lo prometto. Follow up. Allora, il follow up è molto condizionato dalla risposta alla terapia come tempistica e come tecnica di acquisizione, o comunque si fa un follow up? Diciamo che il gastroenterologo, se funziona la terapia, lo sa già, basta guardare il paziente. No? Quindi qual è il nostro ruolo? È quello di capirlo subito, cioè di identificare subito chi sarà un buon responder da chi non sarà responder. Questo potrebbe essere il ruolo dell'imaging, cioè di identificare subito chi ha una buona probabilità di rispondere, per esempio alla terapia biologica, chi risponde bene alla terapia biologica e chi invece non risponde bene alla terapia biologica. In questa situazione è fondamentale l'imaging, secondo me, perché ci sono degli esempi, quindi dei controlli di follow-up molto vicino, che ti consentono di fare questa differenziazione. Per esempio, l'ecografia con mezzo di contrasto, noi siamo in grado di capire spesso se un paziente sarà un buon responder o non sarà un responder. Perché quando è un responder lo si vede anche clinicamente, no? Però è interessante capirlo prima del clinico, no? Avere delle... E soprattutto poi, l'imaging qual è il vantaggio? Quello di stigmatizzare in qualche modo, di codificare il responder, di dire quanto è responder, perché il clinico dice che è responder, ma noi possiamo quantizzare la sua risposta, dire in che termini risponde. Questo è l'aspetto fondamentale dell'imaging. Guarda, io ti ringrazio infinitamente, sia per la tua amicizia che soprattutto
per la disponibilità tua della tua scuola. E vorrei però, se mi consenti, mandare un messaggio forte e chiaro agli specializzati. Ragazzi, l'ecografia delle ansie intestinali. Non ce la facciamo fregare totalmente dai gastroenterologi. È una tecnica facilmente eseguibile che noi dobbiamo fare per recuperare la nostra dignità dei gestori della diagnostica per immagini. E io penso che tu condividi, come tutti i direttori che stanno in linea oggi, questo messaggio. Le ecografie delle ansie intestinali. Non lasciamo fregarci anche questa metodica. Io lo dico Sono con la. stra d'accordo con te e anzi io spingo i miei specializzandi assolutamente ad appropriarsi della tecnica. È una tecnica che non è particolarmente difficile, bisogna soltanto saperla fare, bisogna sapere il tipo di sonda da utilizzare, quali distretti studiare, saper fare una compressione dosata. Sono piccole cose, ma che veramente noi radiologi non ci mettiamo niente ad imparare. I clinici ci mettono di più tempo, però noi veramente ci mettiamo pochissimo a fare queste cose. Per cui veramente è fondamentale che noi non ci lasciamo, come dici tu, prendere la tecnica dagli altri specialisti. È fondamentale che ci manteniamo dentro la nostra specialità. Bene, io davvero ti ringrazio, una splendida lezione, un bellissimo pomeriggio. L'appuntamento, come vi ho già detto, è per il 6, la lezione che verrà dall'ordinario di Catania la sposteremo a settembre e il 6 il professor Massimo Venturini, direttore della scuola di specializzazione di Varese, farà una lezione da par suo perché il professor Venturini è un grande esperto e soprattutto un grande didatta, io me lo ricordo dai tempi antichi, a aneurismi viscerali dalla diagnosi al trattamento. Grazie Emilio, grazie a tutti i ragazzi, ci vediamo tra 2 settimane, però consentitemi di ringraziare i miei specializzanti. Io non sono in sede oggi, sono fuori sede, ma hanno gestito brillantemente i collegamenti, hanno organizzato tutto. Grazie a tutti e buon pomeriggio. Grazie mille. Arrivederci a tutti, grazie. Arrivederci.